Un'intimidazione di mafia ogni 20 ore a sindaci e amministratori locali. Una media di 36 al mese. Il maggior numero di casi è stato censito nelle quattro regioni a tradizionale insediamento mafioso. Nell'ordine Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, che insieme raccolgono 2.555 casi, il 59% del totale. Ma anche l'opulenta pianura padana e il profondo nord non sono esenti da fenomeni che gli stereotipi culturali confinano solo in una parte del mezzogiorno. Le intimidazioni nel corso degli ultimi anni hanno coinvolto non solo la regione tradizionale della presenza mafiosa, ma anche il centro nord. Io stesso, come sindaco di Grugliasco, ho ricevuto direttamente un'intimidazione. 5 bossoli posizionati sulla mia auto davanti casa, l'auto che ero solito utilizzare sempre, lasciati lì dopo una serie di minacce a seguito della scelta di sgomberare alcuni locali occupati. Questa è la dimostrazione del fatto che in tutta Italia fare l'amministratore rappresenta un rischio. I dati emergono dal 10° rapporto di avviso pubblico, l'Associazione degli amministratori sotto tiro della criminalità, e si riferiscono agli ultimi 10 anni. Su tutto il territorio nazionale, non solo il sud, sono stati censiti 4.309 casi di minacce e aggressione nei confronti di amministratori locali e personale della pubblica amministrazione. Anche la regione Emilia-Romagna, dove io faccio l'assessore, non è certo una regione dove non si sono verificati episodi di intimidazione ad amministratori. È una regione dove anche i rapporti della direzione investigativa antimafia dimostrano chiaramente come si è passati da delle semplici infiltrazioni a un vero e proprio radicamento anche del tessuto sociale ed economico della nostra regione, che è una delle più ricche in Italia, di fenomeni di consorterie di stampo malavitoso. Il fenomeno è ormai presente in tutto il paese, con Roma e provincia al quinto posto e Milano al quindicesimo.